Salve a tutti ragazzi e bentornati a Max Shosha. Quelli che state per vedere sono i 4 finali segreti di Days Gone, oltre al finale del gioco che abbiamo visto ieri e che vi lascio qui in alto. Quindi ragazzi vi chiedo di guardare questo video fino alla fine, perché soprattutto l'ultimo finale è assurdo e apre degli scenari su un possibile Days Gone 2 che... Vabbè, non vi dico niente ragazzi, vedete da soli. L'unica cosa che vi voglio dire, oltre a ringraziarvi per questa serie che è stata incredibile, è che ho registrato questi finali in diversi momenti della giornata, perché per attivarli c'è bisogno di fare delle missioni secondarie, liberare tutti gli avamposti della Nero, quindi insomma ho fatto diverse cose, quindi analizzerò un finale, poi stacco, diciamo non c'è molta continuity in quello che dirò. Detto questo ragazzi, vi lascio e questa io direi che è la degna conclusione di questa serie. Vi do appuntamento alle prossime, quindi seguitemi sul canale, iscrivetevi o su Instagram dove vi darò nuove informazioni, e vi do appuntamento anche a tutti gli altri video che arriveranno in attesa delle prossime serie. Ragazzi, grazie a tutti, è stato un viaggio incredibile e guardate come termina. Ragazzi, non so sinceramente cosa aspettarmi, perché c'è un'altra missione dopo il finale che si chiama I miei anelli. Ora... io penso di aver finito il gioco. Comunque, andiamo fino in fondo. Siamo tornati qui dove la milizia ha provato a difendersi. Vedete, ci sono ancora un po' di residui del combattimento. Adesso a comandare qui questo presidio c'è Weaver, quindi penso che le prossime missioni secondarie dovremo fare fronte a lui. Ho trovato la strada. Ah, attenzione, questa era la tenda del colonnello. Eccoli qui. Bene. Lo voglio, amore. I miei anelli. Non solo l'anello da motociclista, ma anche l'anello quello di Sara. Infatti non mi arrenderò mai. L'abbiamo finalmente completato al 100%. Ah, era l'anello del matrimonio. Ah, ma quindi insomma ragazzi, questa missione è andata un po' a chiudere alcune cose che avevamo ancora in sospeso. Non penso di averne ancora molte sinceramente, però vediamo se leggendo i vari approfondimenti di Dick troviamo qualcosa. Eh sì, vedete ragazzi, c'è un'importanza dietro questi anelli. Non dimenticherò mai il giorno in cui io e Sara ci scambiamo gli anelli. Quelli veri, non le cianfusaglie dei Medici. Ma anche quelli hanno un significato, che significano molto per lui. Quindi insomma ragazzi, abbiamo capito quanto erano importanti gli anelli da biker e l'anello con cui insomma si è sposato con la bella Sara, con il buon vecchio Boozer. Stavo dicendo a beneficio degli altri, gesti di cui non andiamo fieri ragazzi, era la missione di Iron Mike. Ho scoperto che, leggendo i direct su Instagram, mi avete detto che ci sono dei finali segreti, quindi io li sto andando a fare e penso che questo è un altro finale segreto come quello che abbiamo già visto, immagino, in questo video, quello lì degli anelli. Ce ne sono 4 ragazzi, devo scoprirli giocando e facendo missioni secondarie, quindi insomma mi metterò qui bello mesto a farle tutte. Questa qui ragazzi, che tra l'altro vanno a chiudere degli archi narrativi che non abbiamo chiuso, cioè delle missioni che non abbiamo chiuso al 100%. E quella di Iron Mike era una... eccola Ricky, stava prima di là, vabbè. Vediamo, questa dovrebbe essere quella di Iron Mike. Ehi. Ciao, Deacon. L'hai intagliata Eddie? Bellissima, vero? Grazie. Ho usato un legno di sequoia che Mike teneva in camera. Diceva che una volta tranquillo ne avrebbe ricavato qualcosa come una tavola da cribbage. Cosa? Aspetta, Mike non giocava a cribbage. Mike giocava a cribbage. No. No, ma il punto è che stava aspettando che la normalità potesse tornare. Cosa c'è scritto? Ah, non guardare me, l'ho solo incisa. È un antico proverbio indù. Me l'ha insegnato mia madre e dice: i fiumi non bevono la loro acqua, gli alberi non mangiano i loro frutti e le nuvole
non trattengono la loro pioggia. Ciò che i grandi hanno è sempre a beneficio degli altri. Che ne dite? Beh, viene dal cuore. Lui lo avrebbe apprezzato. Sì. Sì, se mai che fosse qui direbbe qualcosa. Qualcosa tipo. Che cavolo vuol dire? Vero? Sì, sì, hai ragione. Mi sembra quasi di sentirlo. Ma che cavolo vuol dire? Seguito da... Insomma, che ci fate lì imparati? Il mondo non si salverà da solo per la miseria. Ma lavoro. Sì, vero anche questo. Forza, torniamo al lavoro. Ah, ti ho mai raccontato di quando Iron Mike ha visto per la prima volta me e Eddie nel capanno di fronte al camino? Ah, questa è bella. Insomma, eravamo abbracciate. No, 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 eravamo okay, già passate al sole. Cosa? Eravamo lì e poi è arrivato Mike e ci ha guardate... Basta così. Con questo gran sorriso. Aveva un gran... Sei un pervertito, Nick. E Iron Mike si è buttato in mezzo. E vabbè, ragazzi, abbiamo dato il saluto anche ad Iron Mike, che veramente era un bellissimo personaggio. Mi è dispiaciuto tantissimo, però abbiamo riconquistato, vedete, la fiducia alla fine. Sceriffo, guardate bella arma. Possiamo forse dire, ragazzi, che la volontà, lo spirito di Iron Mike adesso è in Deacon? Cioè, gli ha chiesto in punto di morte di proteggere il campo. E un po' alla fine del gioco Dick è diventato il leader di Lost Lake. Io, se fossi loro, me ne andrei verso la Cloverdale in un altro posto, però, insomma, penso di aver reso fiero, soprattutto dopo l'attacco che abbiamo fatto alla milizia, il buon Iron Mike. Abbiamo vendicato la sua morte con l'uccisione di Schizzo, quindi dai, direi che abbiamo chiuso il cerchio. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ehi, c'è una dannata ripugnante! Vattene via! Non sono una ripugnante! No, 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 aspetta! La conosco. La metterò via, ci penso io. Ok, come vuoi tu. Non mi riguarda. Ecco Lisa, ragazzi. Infatti non l'avevamo più vista. E io avevo la missione al 90%. È la tua moto? È un rottame. Ma funziona. Non so quanto resterai, ma forse Ricky può dare un'occhiata. Devo consegnare delle taglie. Ok. Allora dovrei presentarti a Joe Eslin, il nostro responsabile. È da questa parte. No, grazie. Non voglio rimanere in un campo. Come preferisci. Beh, l'esperienza nei campi non è stata molto buona per lei, eh. Sai, visto che sei qui, mi piacerebbe presentarti una persona. Si chiama Sara, aveva una sorella minore. Insomma, tu la ricordi moltissimo. Magari voi due potreste andare d'accordo. Mia sorella era più grande di me. Era insopportabile. Non parliamo di mio fratello maggiore, Boozer. Lui, anche lui è una tortura. Non siamo fratelli di sangue, ma eravamo nella stessa banda. E ora è capo della sicurezza. Dovresti conoscere anche lui. Ti ho detto che non resto. E avevo capito. Davvero, come preferisci. Vediamo, che armi hai lì? Ti servono altre munizioni prima di ripartire? È tutto ok, sono a posto. Io invece sono sempre secco. Non sono una ripugnante, ma è diventato un randaggio sostanzialmente. È quello che siamo noi. Cioè, andiamo lì in giro per l'incubo a cercare taglie. Che un po', ragazzi, ecco, vedete, sto sbloccando tutto. Si sta chiudendo tutto quello che era rimasto aperto. E poi, ragazzi, sostanzialmente era quello che ci si poteva aspettare un po' da Lisa, scusate. Cioè, quando l'abbiamo rinchiusa in un campo, è sempre finita male. Era uno spirito libero. Vediamo un po' che dice. Lisa è tornata e diamine si è cambiata. È una cacciatrice di taglie ora.
Ma l'aspetto migliore è che mi ricorda me stesso qualche tempo fa. Una randagia che vuole stare per conto suo. Imparerà. Io non so leggere, ragazzi. Cosa ci fai su questo canale? Abbiamo provato a contattarti sul nostro canale. Beh, ho perso la radio la notte del disastro. Ce l'ha fatta! Tua moglie, intendo. Sì, non grazie a te. Molto bene. Ascolta, dovrei parlarti di una cosa. Ti ascolto. Di persona. Nah, scordatelo. È importante. Merda. A nord delle Cascade c'è un vecchio cimitero di pionieri. Sì, ok, lo conosco. Raggiungimi lì, ti prego. Fermi tutti, ragazzi, sembra importante. Voi non avrete visto niente, ma mi ha crashato il gioco. Ho ricaricato e mi ha chiamato Brian. Non me l'aspettavo, infatti, vabbè. Allora, caccia alla nero. Forse era una delle pochissime che non avevo finito. Ok, sembra importante. Weaver, sono Dick. L'ho trovata. È sulla via. Questa è una missione secondaria, ragazzi. Fantastico, amico. Grazie di tutto. Ci vediamo. È Deacon. Ve l'avevo detto. Per sentire come sta, ok? Ve l'avevo detto che Weaver adesso comanda la milizia. Lì, ok. Vabbè, insomma, ragazzi, andiamoci a fare questa qui. O Brian che ci ha chiamato. Non ho idea. Però tutti mi avete spoilerato su Instagram che il finale di O'Brien è quello più figo. Quindi io non vedo l'ora di scoprirlo insieme a voi. Quindi ci vediamo. Ho fatto benzina. C'ho la livrea quella lì di Sara e Dick, perché sono un romanticone, ragazzi. E allora andiamo, dai. Ci siamo, ragazzi. Non so cosa aspettarmi. Perché O'Brien, l'ultima volta che l'abbiamo visto... non mi aspettavo di avere ancora tue notizie. Esatto. Cos'è successo? Sono felice di rivederti, comunque. Quella notte a Wizard Island non è andata bene. No. Che posso fare per te, O'Brien? Devo avvisarti. Avvisarmi di questa cosa? Ti ricordi quando ti ho detto che gli effetti si evolvono? Sì, ma un furioso è un furioso. In fondo che importa? Che cazzo? Che cazzo? Gli effetti del virus, gli effetti che ha sul sistema nervoso e linfatico umano, si sviluppano a velocità esponenziale. I miei superiori, loro, lo sapevano. Fin dall'inizio. Per questo erano prudenti e riservati. Mi dispiace. Non potete fare nulla per fermarli. Ormai non c'è speranza. Ma che cacchio abbiamo appena visto, ragazzi? Ma che cacchio abbiamo... No, allora, fermi. Ecco perché O'Brien portava sempre il casco. No, vabbè, ragazzi. Allora, se io... Ho sempre pensato, dopo aver visto il finale, quello del gioco, pensavo che... Vabbè, non so se c'erano spiragli per un Days Gone 2, c'era una bella storia. Ma questo mi mette una scimmia incredibile. No, ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Questo mi mette arma sconosciuta della nero. Un qualcosa incredibile. Voglio sapere che cioè io adesso voglio Days Gone 2. Lo voglio subito. Cattive notizie, O'Brien è un furioso intelligente. L'istituto spaziale della Nero, furiosi intelligenti dal primo all'ultimo. La segretezza, le missioni, le dissezioni, il comando della Nero sapeva tutto. Le dute anticontagio non servono a proteggerli dal virus. Ma da cosa allora? Da noi? O'Brien dice che stanno arrivando e che non possiamo fermarli. Beh, vengano pure. Non lo so, Forse è per questo, ragazzi, che ci diceva sempre, portano delle tute speciali, è inutile attaccarli. No, è inutile attaccarli perché sono dei furiosi maledetti, sono furiosi speciali. Forse, ragazzi, però, dalle parole di O'Brien ho notato che magari neanche lui sapeva sta cosa, quindi anche lui è stato contagiato. Cioè, non mi sembrava felice di sta cosa, ma avete visto com'è balzato sopra
all'elicottero. Io voglio Days Gone 2 adesso, porca miseria, ragazzi. Sì, non ci frega niente, Coop. Fatemi sapere che ne pensate, perché qua c'è veramente tanto, tanto da dire e da pensare. Da un gioco che non gli avrei dato un euro a un gioco che io adesso gliene darei 100 in questo momento per giocare il seguito. Ragazzi, voglio leggere i vostri commenti, voglio sapere che ne pensate, perché... Oh, questo è una... Cioè, questo è un cazzotto in faccia. Ecco perché mi scrivevate tutti, guarda che quello di O'Brien è figo. Spoilerandomi che c'era un finale con O'Brien, chiaramente, ma... Però, mamma mia... Cioè, immaginate se questi furiosi intelligenti possono comandare i furiosi quelli normali, quelli che conosciamo noi. Più tutte le mutazioni che ci sono, perché vi ricordo l'ombra, piuttosto la sirena. Cioè, ragazzi, io non vedo l'ora. E immagino che il fatto che ci è venuta ad avvertire, dicendo stanno arrivando, ma la Nero vuole fare piazza pulita, a quanto pare. Non so che pensare, ragazzi, voglio sapere la vostra. Io vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime serie. Vi ringrazio per aver seguito anche questa in mia compagnia. È stata assurda. Mi ricorderò sempre quelli di Days Gone, perché avete lasciato un supporto e ho letto messaggi veramente, ragazzi, incredibili, incredibili. E in questo momento YouTube particolare, dove il gaming non viene per niente supportato, anzi YouTube proprio fate tutto per buttarlo giù, ragazzi, noi abbiamo creato un qualcosa di bellissimo, me lo ricorderò sempre. Quindi nelle prossime serie, quando inizierà una prossima serie, voglio che commentiate quelli di Days Gone. Vediamo in quanti se ne ricorderanno. A proposito di prossime serie, ragazzi, non so quale sarà in questo momento in cui registro, quindi vi invito a iscrivervi al canale e a seguirmi su Instagram, perché lì sicuramente vi farò sapere. Non vedo grossi giochi all'orizzonte, però, ragazzi, io vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime serie e ai video che usciranno in attesa delle prossime serie. Ciao a tutti, Max Shosha, alla prossima, ciao ragazzi, ciao!